E adesso torniamo a collegarci con Gianluca Lovagnini, che è a Torre Guaceto, immerso nella natura. Vediamo anche degli ospiti. A te la linea subito, Gianluca. Sì, rieccoci. Anche grazie a Giuseppe Alizzi abbiamo riprovato a farvi ascoltare queste rane. Evidentemente quando parliamo noi loro stanno in silenzio. Ci ha spiegato il nostro ospite, il direttore della riserva, Alessandro Cicolella. Abbiamo detto prima che le attività sono riaperte parzialmente. Sì, finalmente sono riaperte tutte le attività al pubblico legate alle visite guidate, ovviamente con delle linee guida che sono essenzialmente il distanziamento sociale, la tracciabilità delle persone che vengono a fruire. Quindi l'attività con le biciclette, le passeggiate all'interno dell'area protetta sono pienamente ripartite. Dal 1° luglio invece riapriranno anche le spiagge. Dal 1° luglio invece andranno a ripartire tutte quelle attività legate alla fruizione del bene mare, quindi il lido che verrà montato in questi giorni e soprattutto l'area parcheggio. Tutte queste attività dovranno essere prenotate prima per evitare appunto assembramenti, code sia al lido che all'area parcheggio. Per cui ci sarà l'occasione per continuare a visitare questa splendida riserva, per tutto il resto invece non vi siete mai fermati. No, quello no, ovviamente noi abbiamo degli obblighi statutari definiti dal Ministero dell'Ambiente, quindi l'attività di tutela sia degli habitat che delle specie è primaria, quindi il Centro Recupero Tartarughe Marine ha continuato la sua attività, stessa cosa dicasi per il Centro Fauna Selvatica in cui tutti i mammiferi che vengono, diciamo, accolti da noi vengono curati e poi successivamente liberati. Tra le particolarità di questa riserva, 800 ettari adibiti a zona agricola e soprattutto 5 soli pescatori che hanno l'autorizzazione all'attività. E, fra l'altro, stamattina è stata una giornata un po' movimentata. Sì, è stata movimentata perché oggi tutti i pescatori possono pescare da noi una sola volta alla settimana. Oggi tutti avevano chiesto lo stesso giorno e quindi qualcuno ha voluto, non degli autorizzati, fare il furbo, confondersi con loro e quindi siamo dovuti intervenire per fermare questa pesca di frodo. Ovviamente una delle attività che non si è mai fermata è la tutela della riserva marina, che viene svolta ovviamente in collaborazione con la capitania di porto di Brindisi e con il reparto navale della Guardia di Finanza. Noi siamo proprio davanti a Penna Grossa, forse in fondo si vede anche la Torre Aragonese, sono due luoghi simbolo della riserva. Nonostante tutto, comunque, si può tranquillamente venire a scoprire questa meraviglia che abbiamo in Puglia, fra le pochissime in Italia. Certo, diciamo sono i due punti perché Penna Grossa è l'area più frequentata per la balneazione. Nella torre invece abbiamo un museo archeologico che è aperto ovviamente al pubblico in numero contingentato. Grazie direttore, la linea può tornare a Bari, venite a visitare la riserva, è davvero bella.